Inizio utenti, è iniziato il secondo tempo tra la squadra della Real San Feliciano e la squadra del Cervino Calcio. Ricordiamo la classifica, in realtà vede in prima posizione Mitreum e Caiazzo a quota 37 punti, poi c'è anche Frignano e Carano a quota 32 punti e poi c'è appunto la squadra della San Feliciana che adesso è a quota 25 punti. Quindi i playoff si disputeranno tra queste squadre, però non è ancora definitivo chi vince il campionato. In quanto a 37 punti c'è il Caiazzo e il Mitreum. Intanto cross in area di rigore, bloccato il pallone dal portiere De Simone. Il lancio oltre il centrocampo, Ovidio. Il lancio in profondità e l'area San Feliciana aumenta i suoi ritmi di gioco, si porta verso l'area di rigore, la sfera per Ovidio, il cross in area di rigore, Ovidio vicino al gol. Grande iniziativa, spettacolare da parte della squadra di casa che è andata di nuovo, poteva raddoppiare il risultato. Ricordiamo che è stato annullato anche un gol di Vigliotti. Fondo area. Pallone troppo corto, sfera a centrocampo. Di nuovo in bianco celeste in azione, fallo, punizione. Di nuovo in azione. Punizione per la squadra del Cervino Calcio. Batte De Angelis, il lancio in area di rigore, colpo di testa finale, palla bloccata. Ancora De Angelis in gioco. In azione la squadra biancoceleste che avanza con Ovidio. Lengua sul pallone, ancora Lengua. Ovidio, Ovidio in azione, cerca il tunnel, attenzione, la palla in area di rigore. Tiro finale, vicino al gol, grande azione degna di nota. Verlezza ci ha provato, davvero un'azione spettacolare, straordinaria del team di mister Savino che va vicino al gol grazie ad una cavalcata di Ovidio, il suo dribbling, palla per Verlezza che sfiora il gol del raddoppio. Real San Feliciano ancora di nuovo in azione, cerca la triangolazione, la palla per Di Marzo, l'assist viene servito molto bene, palla per Vigliotti. Di nuovo in gioco la squadra azzurra, recupera palla, attenzione la squadra di casa, ancora Ovidio e poi perde palla. Cervino Calcio in azione, pallone sul laterale sinistro, la palla viene fermata dal giocatore Savastano. Ecco mister Savino nelle immagini, allenatore della squadra della Real San Feliciano. Abbiamo anche Bernardo qui nelle immagini, dirigente. E c'è anche il presidente sgambato sulla panchina. Intanto corner per la squadra del Cervino Calcio. Il cross. Bravo il portiere De Simone. Tiro finale, c'è una deviazione. Ottimo il lavoro compiuto dalla difesa biancoceleste. Quindi c'è una triangolazione, c'è una deviazione, palla fuori. Il cross. Il lancio. Tiro finale, palla che termina le braccia del portiere De Simone. Il lancio Di Marzo, l'apertura in verticale, pallone per Di Marzo. Di Marzo prosegue molto bene la squadra ospite, spazza il pallone fuori, giocatore a terra.
continuare. Tu stai in cavo. Si ferma il gioco. In azione Savastano sul pallone. Rimessa laterale, pallone che viene riconsegnato alla squadra di casa. Pallone per Razzano. Conquista la palla Ovidio, che in questo secondo tempo è sempre pronto, ci prova e tiro finale. Attenzione, sfiorato il gol di Verlezza. L'arbitro decreta il fondo area. Il lancio, pallone fermato, ancora Biancazzurri in azione, la palla per Di Marzo, c'è l'avanzata, la squadra biancoceleste, pallone che termina fuori. In gioco, pallone per la Real San Feliciana. Lancia in profondità. C'è in questo caso un fallo, punizione secondo l'arbitro. Il cross verso l'area di rigore. Il cross. Pallone in profondità per Di Marzo. Biancazzurri in azione, la triangolazione, palla in area di rigore, Real San Feliciana che penetra in area di rigore, ottima la giocata di Verlezza, bravissimo Di Marzo, opportunità, sfiorato il gol del raddoppio, davvero straordinaria la giocata di Verlezza. Ecco le immagini, il regista della Real San Feliciana che si è scatenato sotto area dribblando ben tre giocatori, piazzando la palla al centro, e alla fine la palla però poteva essere sfruttata al meglio. Il tiro di Di Marzo ha sfiorato il gol del raddoppio. Ancora a San Feliciano in azione con Ovidio, che in questo secondo tempo è davvero in forma. Ovidio, Ovidio, il tacco, pallone che però viene perso, riconquistato in secondo momento, c'è la fuga di Bernardo, c'è un fallo su Biondillo. Per l'arbitro è punizione. Punizione. Savastano sulla sfera. Il destro, pallone in area di rigore,
palla bloccata dal portiere Pascarella, che in volo riesce a fermare il pallone. Il destro sarà che termina fuori. Riconquistata in campo, intanto l'arbitro decide per una rimessa laterale, quando di noi in azione la squadra bianco-celeste, pallone in profondità, sfera bloccata. Gli azzurri in gioco. Lancia in verticale. Deviazione. Il cross in area di rigore, palla fermata, sfera in out, rimessa laterale, deviazione. Palla fuori, fondo area. Pallone oltre il centrocampo, sfera fermata, il cross, palla che termina fuori dal rettangolo di gioco. Il lancio, un'avanzata da parte della squadra biancoceleste, palla fermata, De Angelis, palla sulla trave destro, pallonetto, sfera che termina alta sulla traversa, nulla di fatto, risultato che resta invariato. Uno a zero. Fondo area, batte la Real San Feliciana. Batte il capitano Savastano. Oltre il centrocampo, fallo su Di Marzo, punizione. Punizione per la Real San Feliciana. Savastano sul pallone.
il destro, pallone in area di rigore. Adesso. Quindi palla fuori. Quando abbiamo superato il 18° minuto, in azione la squadra biancoceleste, di nuovo la squadra dell'area San Feliciano in azione, sulla destra Lengua cerca la triangolazione Vigliotti, la girata per Di Marzo, palla per Ovidio, vediamo se ce la fa Ovidio, molto bravo, c'è il dribbling, Ovidio, il sinistro, palla fermata da Verlizza, l'apertura Di Marzo. Passaggio arretrato in difesa, in azione, deviazione, palla fuori, il lancio in profondità, palla fermata, Verlizza, palla alla sua terra. Fallo, punizione. Si parte con il Cervino Calcio in azione. È la volta di Salvatore Vigliotti, perde palla. Biancocelesti che avanzano. Ovidio, grande partita sola, il diagonale secondo l'arbitro è posizione irregolare, palla quasi in gol. De Angelis. C'è una giocata pericolosa, secondo l'arbitro è punizione. Il cross di sinistro, pallone in area di rigore. Di Marzo, Vigliotti, sfera ribattuta. Ferma il pallone, Biondillo. Palla fuori. Rimessa laterale, si riparte da centrocampo. Lancio in profondità, palla spazzata via. Palla fermata dalla difesa, Real San Feliciano di nuovo in azione. Fallo, punizione. Atterrato Verlizza. Di nuovo punizione per i biancocelesti. Il lancio Di Marzo. Guardate le braccia del portiere Pascarella.
Biancazzurri in azione, palla fuori. Tiro finale, attenzione, il tiro. Pallone bloccato dal portiere De Simone sul tiro di De Angelis. Il lancio di De Simone oltre il centrocampo. Recupera palla Mogildea. De Angelis. La palla in profondità in area di rigore. E il Cervino calcio pareggia il risultato. Di nuovo passaggio arretrato. Bianco Celesti che avanzano. Lancia in profondità, palla fermata. Rimessa laterale a San Feliciano, risultato fermo sulla 1, quindi si è riaperta la gara. Anche se il punto comunque è molto positivo sempre per la Real San Feliciano. Di nuovo in azione. Pallone in avanti, palla ribattuta. Piscitelli quindi è entrato al posto di Vigliotti che ha giocato un'ottima gara. Il cross in area di rigore, sfera ribattuta. Palla fuori. Cross in area di rigore, l'arbitro fischia un fallo, punizione per la Real San Feliciano, 1-1 il risultato. Intanto c'è un'altra sostituzione sulla panchina della Real San Feliciano, entra in campo il giocatore De Rosa, quindi De Rosa, Piscitelli sono i giocatori che in questo momento stanno sostituendo i loro compagni in questo secondo tempo. De Rosa, esce Verlezza, grande partita la sua. Palla fuori. L'apertura in area di rigore non viene seguita. E poi c'è diciamo un'apertura molto precisa da parte di Lengua. Di noi in azione Bianco Celesti con Azzurri in azione. Pallone bloccato. Ci si avanza verso l'area di rigore. Bellissimo questo dribbling di Lengua. A terra un giocatore della Real San Feliciano. Si tratta appunto proprio di Ovidio. Per l'arbitro si riparte dalla rimessa laterale. De Rosa, poi c'è l'avanzata. Di Marzo. Deviazione. Rimessa laterale. Pallone verso l'area di rigore. De Rosa. De Rosa sul pallone. Deviazione. È la volta del capitano Savastano.
Savastano nelle mani. Pallone ribattuto. La sfera verso il centrocampo. C'è un intervento falloso per l'arbitro e punizione. Quindi punizione. Biancocelesti in azione. Biancazzurri che ci provano a lanciare il pallone in profondità. È la volta di Piscitelli, arretra il passaggio per Lengua, per Ovidio che poi sbaglia l'errore. È stata impostata, è stata cambiata l'impostazione della squadra. Intanto sera per Biondillo, Crampi. Savastano, momenti di stanchezza. Passaggio arretrato alla squadra bianco-celeste, si riparte dalle retrovie. De Simone. 1-1 il risultato tra nel derby della Valle di Sessola. Pallone per De Rosa. Fallo, punizione. Pallone in area di rigore, palla ribattuta e scatta il contropiede di Marzo, pallonetto, sfiorato il gol. È stata una straordinaria intuizione di intelligenza di Marzo, ma il tiro non è stato proprio preciso, però alla fine poteva andare in rete. Ottima l'idea di Marzo. Intanto il lancio. Pallone fuori. Fallo, punizione, Real San Feliciana che ha data poco fa vicino al gol. Pallone per Piscitelli. Di Marzo. Di Marzo! Pallone troppo alto sulla traversa. Il lancio termina fuori. Cervini in azione ed è il 2-1.
lui bianco celeste in azione in area di rigore. Ovidio, palla fuori. Biancazzurri in azione. La palla in profondità. Sfera orizzontale. De Rosa. Pallonetto. Di Marzo. Palla in avanti, palla fermata, ancora la San Felice nella nazione, il lancio in verticale. Fallo punizione. Il lancio in avanti, azzurri in azione del Cervino Calcio con Annunziata. Palla che termina nelle braccia del portiere De Simone. La sfera è uscita fuori dal rettangolo di gioco, quindi fondo area. Si riparte dalle retrovie. Lancio di sinistro, pallone verso il centrocampo. Sfera in out. Tiro finale, il pallonetto termina fuori. Fondo area. Tiro finale ribattuto. Corner. Deviazione da parte di Piscitelli, poi c'è una deviazione finale del San Feliciano. Pallone direttamente al portiere De Simone. Il lancio. Lancio in profondità, pallone per P.
Piscitelli, sfera troppo lunga. Sfera troppo... Ancora Savastano. Deviazione. Savastano in gioco. La girata. Piscitelli. Deviazione. Interviene De Rosa. Vincenzo Vigliotti. Lancio in verticale. Pare il braccio del portiere De Simone. Di lui in azione Bernardo. C'è una spinta. Si continua a giocare con Bianco Celesti in azione. Fallo, punizione. Punizione, batte Savastano. Nelle immagini Savastano, il destro in area di rigore vicino al gol, la San Feliciana con Piscitelli. Anzi, con Lengua, scusatemi. Pallone verso il centrocampo. E ci si avvia verso l'area di rigore. Ottimo questo lancio per Di Marzo. Biondillo. Fallo, punizione. Lancia in avanti nelle braccia del portiere Pascarella. De Angelis. De Angelis, tiro finale, pallone alto sulla traversa. Cinque minuti di recupero per questa gara. È stata molto interessante sotto l'aspetto agonistico. Savastano. Il lancio. Pallone bloccato. Di un'azione Bianco Celesti in avanti. Deviazione della sfera. Colpo di testa, fallo, punizione secondo l'arbitro. Batte Savastano.
in gioco Savastano, il destro. Pallone verso l'area di rigore, fermato da De Angelis. Di Marzo recupera. Vince lo scontro di contrasto, pallone per Piscitelli. Di noi in azione la squadra bianco De Rosa. L'esterno destro. Pallone per Lengua. Di Marzo. Quindi rimessa laterale. Piscitelli, il sinistro. Di nuovo in azione. Il cross in area di rigore di Marzo, ma no! Vicino al gol. Grande azione. Il lancio oltre il centrocampo. Biancazzurri in azione. Ci ha provato Bernardo. Sfera che termina fuori. Rimessa laterale. In area di rigore la sfera. Pallone al portiere Pascarella che blocca. Fallo, punizione. Sul pallone Savastano. Il destro in area di rigore. Vicino al gol, la Real San Feliciana. Salvatore, salvo, 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 Salvatore. Fondo area. Palla fuori, finisce la partita, grazie all'attenzione su telesport.net.